Cappella, presidente Associazione Fucilieri di San Nicola. San Nicola, patrono del paese, è una figura fondamentale per la storia e l'identità di questo paese, di San Giuliano del Sannio. Sì, esatto. Qui il culto di San Nicola è molto radicato da ormai 300 anni. Il prossimo anno infatti ricorre anche il terzo centenario dell'arrivo della statua, che domani, se il tempo permetterà, verrà portata in processione. La festa di San Nicola di Bari, come appunto ha anticipato lei, coincide con la revocazione della traslazione delle reliquie del santo. È una festa che dura anche due giorni ricchi di appuntamenti. Sì, esatto, si è deciso di mantenere anche questo legame con la data scelta appunto da Bari, con la festa patronale, però noi va in replica anche il 10 agosto in onore degli emigrati negli anni passati nelle varie parti del mondo. Ecco, come ha anticipato lei, è una festa che lega anche gli emigranti, infatti è una festa che viene svolta, poi viene rifatta anche d'estate e in processione anche le bandiere che rappresentano appunto l'America del Nord e l'America del Sud. Sia in questa occasione sia ad agosto, oltre al santo patrono, sfilano anche le bandiere che furono donate dagli emigranti nel continente americano. La particolarità di questa festa, ciò che la rende unica, è sicuramente la presenza dei fucilieri. Una festa singolare, una festa davvero singolare. Sì, siamo gli unici in Molise. Poche realtà simili ci sono sul territorio nazionale, c'è qualche gruppo simile in Campania con cui abbiamo anche stretto legami negli anni passati, però questo modo di festeggiare il Santo Patrono credo sia proprio unico, almeno in Italia se non nel mondo intero. La presenza all'interno appunto dell'Associazione Fucilieri anche di bambini, quindi delle nuove generazioni che portano avanti questa importante tradizione che si fa con tanta fede. Sì, esatto, qui i bambini già da piccolissimi nascono e crescono in questo ambiente, quindi la sentono proprio radicata la passione, ecco, per questo tipo di festeggiamento. Le parate che si svolgono sia il giorno prima della festa del Santo Patrono sia il giorno stesso, in particolare in questa giornata sono state svolte appunto diverse parate. Come è organizzato il tutto nel dettaglio? Sì, appunto, ci sono diverse parate. Al momento abbiamo svolto la seconda, in cui con la prima abbiamo preso in consegna le bandiere di cui parlavamo prima, in consegna dal parroco. È stato battuto all'asta il diritto a portarle in processione. Adesso le abbiamo scortate in chiesa per i solenni vespri. Dopo i vespri le riscorteremo sino in municipio per la notte, diciamo. Domani di nuovo le riscorteremo in processione ad aprire anche la strada al santo. E tra l'altro quest'anno una bandiera è stata proprio affidata all'Associazione Fucilieri di San Giuliano, di San Nicola appunto, e quindi tanta gioia anche per questa cosa. Sì, appunto, quest'anno ci teniamo particolarmente anche per
tra virgolette, rendere ancora più presenti la tradizione sul territorio, per farci proprio vedere legati alla terra. Che tipo di fucili utilizzate durante appunto la manifestazione? Questi sono repliche dei giorni nostri, sono repliche moderne di fucili ad avancarica del periodo dell'Ottocento, di metà Ottocento. Questo è un'arma italiana, è prodotta su a Gardone Valtrompia in provincia di Brescia. Funziona esattamente come gli originali di una volta, ovvero vengono caricati qui dalla bocca di volata con la polvere, solo polvere nera, noi non utilizziamo altro munizionamento. Qui viene inserito l'innesco sul luminello e con lo schiacciare del grilletto il cane va a battere l'innesco, che crea l'esplosione in canna e quindi l'accensione delle polveri. E questo qui è il tubetto che andiamo ad utilizzare, non so se si riesce a vedere. Il funzionamento è diciamo un funzionamento che riescono comunque ad apprendere presto anche più piccolini, o ci vuole comunque sempre ovviamente un pochino di pratica prima? No, diciamo che un po' di pratica comunque serve, non è molto articolata come arma, però comunque occorre una buona pratica, occorre l'aver conseguito il porto d'armi e poi un po' di affiancamento a noi che siamo dentro da un po' di anni in più. Quindi sono diverse anche le licenze per fare tutto in piena sicurezza? Sì, esatto, noi richiediamo già da fine gennaio, inizio febbraio, due licenze a norma del TULPS, una al sindaco per lo sparo in luogo pubblico, l'altra agli uffici del prefetto per la parata in forma militare. Anche i vestiti sono dei vestiti caratteristici? Sì, il vestito che indossiamo lo abbiamo tra virgolette riscoperto nel 2012, perché da uno studio sui costumi tradizionali che c'erano all'epoca, insomma da quando si hanno testimonianze, si è scoperto che il sangiulianese che andava a sparare, ma anche chi dei paesi limitrofi devoti al santo, veniva vestito con l'abito della festa. Come associazione, lei in particolare come presidente proprio dell'Associazione dei Fucilieri, tanto l'impegno per queste iniziative, quest'anno un calendario ricco di eventi anche prima dei giorni proprio della festa in onore di San Nicola di Bari. Il lavoro inizia da inizio anno praticamente, perché a inizio anno, a gennaio, iniziamo con tutte le richieste per svolgere la lotteria, che è il nostro mezzo di sostentamento. A febbraio poi con la richiesta delle autorizzazioni, per poi arrivare gli ultimi 15 giorni, 20 giorni prima della festa, appunto con la consegna a tutti i soci delle divise, dei guanti, di tutto quello che può servire poi per la festa. Quanti fucilieri siete all'interno dell'associazione e come funziona poi per prendere parte e per far parte appunto dell'associazione? Noi contiamo circa 90 soci attualmente, di cui 70 fucilieri e 20 soci simpatizzanti, diciamo così, soci non fucilieri. Per entrare a far parte dei fucilieri occorre appunto il porto d'armi, viene inserito l'estremo del porto d'armi di ogni singolo fuciliere nelle richieste delle licenze che andiamo a richiedere, e poi in base a quello, in base all'autorizzazione, si può prendere parte alla manifestazione. In conclusione, questa giornata, una giornata seppur iniziata con la pioggia, terminata fortunatamente con un clima clemente e molto partecipata. Sì, tanta emozione innanzitutto da parte nostra, tanta emozione anche nel pubblico. Poco pubblico, vuoi perché sia comunque una giornata lavorativa, vuoi perché comunque l'evento clou è domani, però insomma c'è stata una buona partecipazione anche oggi.